Bentornati, in questo video vedremo un'introduzione al videomaking più un consiglio da parte mia di un kit abbastanza professionale e economico per cominciare a fare i video. In questo format che ho rubato dal signor Peter McKinnon, come detto settimana scorsa, risponderò alle domande più frequenti che mi fate. In questa settimana quella più gettonata è stata: Matteo, come hai cominciato a fare i video? Quando hai cominciato a fare video? Come si fa a fare i video? Quindi risponderò a questa domanda facendo una infarinatura generale su come si approccia secondo il mio metodo e anche quali attrezzature comprare all'inizio, perché ragazzi, badate bene che non è tanto l'attrezzatura fancy super professionale che noi abbiamo a disposizione per fare grandi video, quanto la nostra creatività, ma soprattutto la storia che andremo a raccontare, la fantasia nel raccontare questa storia. È importante che questa storia sia unica e chi racconta questa storia, nel mio caso adesso io o nei video che farai tu, sia una storia che ti appassioni, una storia che ami, un argomento che ti piace. A me piacciono le auto e io racconto le auto, mi piace anche il videomaking, infatti ora vi sto raccontando il videomaking a modo mio. Al giorno d'oggi, ragazzi, sia che tu vuoi pubblicizzare un prodotto, raccontare una storia, vendere un servizio come di un matrimonio, fare delle fotografie, insomma, con i social, ovviamente oggi il videomaking è diventato il mezzo di comunicazione più gettonato, più diffuso. Ogni forma di comunicazione digitale odierna è attraverso il video. Video che può essere in 16 noni, quindi per intenderci quando giri il telefono in orizzontale, o quello in verticale tipo Instagram. In questi pochi minuti non voglio utilizzare un linguaggio tecnico, preferisco parlare come mangio. Detto ciò, prima di spendere tanti soldi per comprare attrezzatura costosissima, super professionale, che magari neanche sai usare, preoccupati della storia che stai per raccontare, che deve essere interessante e che sia un po' originale. Usa la creatività, la fantasia. Ognuno di noi ce l'ha, sta fantasia. Tiriamola fuori. Pensa di dover raccontare una storia che hai vissuto, che ti ha colpito, che ti è arrivata dritta al cuore, catturando l'attenzione dei tuoi ascoltatori tra immagini, suoni e musica. Dopo devi trovare il modo, attraverso l'editing e la fantasia, di farla sembrare una storia che non si è già vista, che non sia una come tante. Per catturare l'attenzione del pubblico deve essere una cosa nuova, originale. Devi ispirarti ad altri creatori di contenuti, metabolizzare, farne tesoro e poi usare il tuo unico stile. Perché tu, io, ognuno di noi è diverso dall'altro, ancora che ci dicono che siamo tutti uguali, ma giusto in chiesa dicono sta cosa. E puoi parlare di auto, fitness, sport, cucina, intrattenimento, viaggi, avventure, parla di quello che vuoi, ma deve essere un contenuto tuo che ti piace. Per esperienza ti dico che non è tardi cominciare adesso. Se tu pensi che un anno e mezzo fa io facevo i video con il mio iPhone 10 ed editavo il video stesso sempre all'interno del telefonino con un'applicazione che ho pagato 29 euro su Apple Store che si chiama LumaFusion, che è un po' il Final Cut, quello che utilizzo qua col computer di adesso in versione iPad e telefonino. Costa 29 euro e funziona bene. È ovvio che lì dentro sei molto più limitato rispetto a un computer vero, però io i primi 50 video che ho pubblicato su questo canale li ho fatti così, col telefono e con LumaFusion nel telefono. E se ti sono piaciuti, allora vuol dire che ha funzionato e lo puoi fare anche tu. Un'altra cosa importante da fare è abbonarsi mensilmente a un banco di suoni o di canzoni, come può essere quello che utilizzo io, Epidemic Sound. Epidemic Sound ti dà accesso a 30.000 o 60.000 tracce, non ricordo bene, dove puoi scaricare la musica che non ha royalty, è free royalty, quindi la puoi usare nei tuoi video. Perché ragazzi, la musica è il 50% del video, come la qualità dell'audio è importantissima. Questo è un microfonino da 49 euro, il micro della Rode, che va bene, si può iniziare con dei budget bassi. E quindi qui siamo arrivati al momento in cui approcciamo effettivamente a fare i video. Se ti piace un oggetto o un'auto, nel mio caso, guardala da una prospettiva sempre diversa. Ogni oggetto è più bello da una prospettiva rispetto che un'altra, o magari è meno scontato. Per esempio, quante volte ti capita di guardare una macchina dall'alto? Poche. Oppure guardarla da una
angolazione veramente molto bassa, come se fossi sdraiato a terra. Di solito noi vediamo le cose dalla nostra altezza, dei nostri occhi, quindi ecco, quella è l'inquadratura più banale, tra virgolette si può dire, perché è quella che vediamo sempre, spesso e volentieri, quindi potrebbe risultare più noiosa. Allora cambiamo angolazione di inquadratura, cerchiamo di scoprire le cose da punti di vista che non sono così comuni. Quando trovi un'angolazione in cui la tua auto o l'oggetto che stai riprendendo è più bello, è proprio da lì che lo dovrai riprendere. Racconta lo stesso momento del video da diverse inquadrature, oppure cambia la posizione della telecamera, del telefonino, dell'action cam, ripetendo l'azione che stai facendo più volte. Cerca di essere molto morbido nei movimenti, quando fai dei passaggi, quando ti avvicini. Per esempio, camminare con una telecamera in mano o un telefono è sempre un pochino difficile, perché si muove, quindi poi l'inquadratura è un po' ballerina e non è proprio bella da vedere. Quindi tu devi essere molto morbido. A volte si cammina in punta di piedi, si chiama ninja walk, ma ne parleremo piano nei video che facciamo il giovedì. Vi racconterò tutto quello che ho imparato io, anche se è poco. Ecco il setup più economico per fare video come un professionista, senza dover spendere una fortuna. La GoPro 8. Perché la GoPro 8? Perché hai la possibilità di attaccare il Media Mod, dal quale attaccherai il microfono esterno. Con il Media Mod puoi anche applicare una luce, perché la GoPro in scarsa luminosità soffre un po' come qualità, e quindi abbinando Media Mod, microfono e una lucina LED, ti basterà attaccare un tripod di sotto per avere un setup veramente molto molto completo per cominciare. La GoPro 8 registra fino a 2,7K a 120 frame per secondo, il che vuol dire che puoi fare degli slomoni, immagini rallentate da paura, che abbinate alla musica sono pazzeschi, e puoi anche fare un ottimo 4K 60 frame, 4K 30, 4K 24, in base alle vostre esigenze. Del frame per second ne parleremo nei prossimi video. È un ottimo punto di partenza. Ispirati ai grandi creatori, ti lascio qua sotto in descrizione qualche nome, vattelo a vedere. Io ho imparato così di notte, quando tutti dormivano, io andavo a guardare i loro video su YouTube. E ho imparato tanto, mi sono appassionato molto. Dopo che hai metabolizzato il loro stile, cercando anche di capire i tecnicismi, tramutalo nel tuo unico stile. Devi essere proprio te stesso, devi essere sempre te stesso. Sappiate che io ho iniziato un anno e mezzo fa, quindi ho un piccolo vantaggio rispetto a voi. Che cosa state aspettando? Buttatevi all'interno di questo mondo magnifico, creativo e appassionante, raccontando le vostre migliori storie. Vedrete che qualcuno le apprezzerà, senz'altro. Non procrastinate, cominciate subito, l'importante è cominciare, poi le cose arrivano pian piano, ragazzi, migliorerete giorno dopo giorno, è garantito. Sicuramente con iPhone oppure con la GoPro non avrete lo sfocatone bellissimo cinematico che hai con una mirrorless, con gli obiettivi intercambiabili e bla bla bla, però sono anche macchine molto più difficili da utilizzare e anche più costose. Però potrete sicuramente cominciare a dare un'ottima qualità se, appunto, come vi ho già detto, utilizzerete l'originalità, la fantasia, la voglia, la passione. Si parte e si va. Io, raga, non vedo l'ora di vedere qualche cosa di vostro e vi auguro in bocca al lupo se cominciate con questo progetto del videomaking, o magari l'avete già cominciato. Mandatemi anche qualcosa su Instagram, mandatemi dei link qui sotto in descrizione su YouTube per andare a vedere i vostri video, sarei molto curioso. Quindi non spendete tanti soldi per l'attrezzatura se prima non avete pianificato quelle che saranno le storie che racconterete, perché quello è il primo punto, il punto più importante per arrivare al pubblico. Ragazzi, questo video termina qui, non dimenticate di iscrivervi al canale, di mettere like perché il like aiuta il mio canale a crescere, e noi ci vediamo in questo format giovedì prossimo. Ciao!